Oggi, visto che è successo un paio di cose tra le voci che dicono che forse potrebbe venire di nuovo Di Francesco e c'era in quel Sassuolo Livorno che oggi festeggiamo tutti noi tifosi Sassuolo. Un po' proprio perché c'è stato proprio quel giorno siamo andati in sera che proprio oggi che pubblicherò questo video. Un po' perché proprio oggi Giorgio Squinzi faceva gli anni. Quindi sorvegliaci da lassù, farci andare in conference, farci questo miracolo, il Sassuolo sarà sempre tuo. Fino alla fine, forza Sassuolo, e ci vediamo al prossimo video. Buona visione! Sassuolo, punizione Sassuolo, 49-25, 35 secondi davanti alla storia per il Sassuolo, 35 secondi dalla storia per la formazione di Eusebio Di Francesco, semplicemente stoica in questo secondo tempo, in questa partita, ma ancora non è finita, 49-40, il gioco è fermo da 30 secondi e sarebbe il miglior regalo di compleanno che i giocatori del Sassuolo possono fare al patron Squinzi, che proprio oggi compie 70 anni. Cittadella in vantaggio al 51esimo minuto con Baselli, Cittadella 1, Ascoli 0, a te la linea Massimo Barchesi. Grazie Antonello Broghini. Piovono bottiglie d'acqua di plastica all'interno dell'area di rigore del Sassuolo, piovono dalla curva dove sono assiepati i 4.000 tifosi del Livorno inferociti. Dopo questa assegnazione del calcio di punizione sono scaduti naturalmente i 5 minuti di recupero. Extra time qui al Braglia, 50 e 30. Pomini, il rinvio di Pomini. È finita a Vicenza, Vicenza 0, Regina 0, il Vicenza ritorna in Lega Pro, la Missiroli, Regina si salva. Missiroli, 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 rete! Missiroli, il trionfo del Sassuolo! Missiroli, il Sassuolo in Serie A, esplode il Braglia! Missiroli, 1-0, il Sassuolo per la prima volta è in Serie A, un finale pazzesco qui al Braglia, in 9 uomini, gente che piange, gente che si sente male chiaramente, e abbiamo visto...